Oggi è ufficialmente partito il torneo Pallavolando e in 5 delle 30 scuole che aderiscono alla manifestazione le squadre di piccoli sportivi sono scese in campo. Un trofeo con una lunga storia alle spalle, giunto ormai alla 16ª edizione. Pallavolando nasce nel 1997 da un gruppo di amici che ha il piacere di stare insieme e dall'idea di condividere questa gioia dell'amicizia, della goliardia di stare insieme, volevano passarla anche ai propri alunni. Tecnicamente ci sono delle novità in questa edizione, come si svolgeranno le gare? Allora, ci sono delle novità dovute anche a una situazione contingente economica che stiamo vivendo e quindi questo si ripercuote anche all'interno della manifestazione, per cui abbiamo dovuto eliminare un ambito del torneo e del trofeo che era quello del torneo maschile, quindi ci saranno queste prime fasi a gironi dove le prime due passeranno il turno e andranno avanti nel torneo vero e proprio chiamato Pallavolando, mentre le rimanenti squadre che non hanno passato il turno passeranno al torneo dell'amicizia e giocheranno anch'essi per un torneo e un trofeo ambito. Testimonial d'eccezione Giuseppe Castiglia, che darà spazio alla manifestazione su Radio Fantastica e alla Catalla. Tutto ciò che succederà, le manifestazioni, i risultati, i bilanci potranno essere comunicati tramite i nostri appuntamenti, non solo sportivi, anche perché insomma da noi appuntamenti sportivi ce ne sono tanti, ma soprattutto sono dedicati al calcio. Ora in questo caso, visto che c'è un evento che riguarda un altro sport e sono coinvolti i bambini, i genitori e le scuole, abbiamo deciso di dare ampio spazio proprio alla pallavolo. E speriamo di parlarne tanto e di avere soprattutto tanti ragazzini che vengano a trovarci a vedere un po' come funziona una radio e a raccontare la loro esperienza con Pallavolando. Spesso infatti questi sport vengono erroneamente definiti minori. Sono definiti minori perché appunto ci girano meno soldi intorno, però lo spazio credo che debba essere dedicato a tutti gli sport. In questa città se ne sono sviluppati parecchi, ricordiamo la palla a nuoto che ci ha dato a livello femminile dei risultati eclatanti, però magari è poco attenzionata. Ti vedremo in campo? Purtroppo no, perché il mio ginocchio non me lo consentirebbe e poi credo che dopo 25 anni di non attività insomma farei una figuraccia, per cui penso che al massimo farò un po' di commenti de fassa all'esterno del campo, ma non più di questo.